Buongiorno a tutti. Dunque, siccome in questo periodo ho un po' di tempo e volevo fare qualche lavoretto alla macchina, il mio Nissan X-Trail 2002 del 2007, gasolio chiaramente. E allora, l'idea era partita col pulire le GR perché ho visto dei video dove queste GR tutta sporca. Ho detto, vabbè, puliamo le GR. Allora, se non che, premetto che ovviamente non sono un meccanico, non avevo idea di dove fosse le GR. Poi ho capito e rimane qua dietro, a fianco del filtro gasolio, qui a sinistra. Sarebbe per l'esattezza questa qua. Allora, mi sono subito arenato perché per smontarla non è affatto semplice. Cioè, si potrebbero provare a smontare queste quattro viti per togliere il coperchietto, sì. Può anche darsi che lo farò, ma è abbastanza, diciamo, complicato, si lavora male. Invece per smontare del tutto, proprio tutto il corpo, ci sono quattro bulloni. Due si vedono bene, sono qua di lato, e il problema sono gli altri due, che sarebbero, uno dovrebbe essere questo qua dentro, non ho idea di come si possa mollare, e l'altro. Quindi vabbè, sono passate, vabbè, avevo visto anche un video sulle candelette, sempre del Nissan, ho detto vabbè, proviamo le candelette. Quindi sono arrivato alle candelette. Ho provato, gli ho spruzzato già ieri del WD-40, come giustamente dicono, perché il problema è se sono dure a svitarle si possono spezzare. Ovviamente sono durissime, per cui ho abbandonato anche questo progetto, almeno per ora. Passo al debimetro. Non avevo idea di dove fosse questo debimetro, non c'è neanche un video che lo fa vedere quando si smonta, come del resto anche per quello che riguarda le GR, che si smonta non ce n'è, ce n'è di video già smontati. Però ho capito dove stava, il debimetro è qua vicino al filtro dell'aria, per cui smonta tutto, eccolo qua. Finalmente almeno ho trovato il debimetro. Allora, per poi smontarlo, che è questo, vi serve una Torx, ma di quelle che hanno il buco in mezzo, così, ok? Allora, l'ho tolto. Allora, in effetti è abbastanza sporco. E poi questa qui, c'è una resistenza qua che è qui dentro. Ora credo che non si veda niente, o quasi. Ecco, forse qua un po' meglio. C'è una resistenza, quindi non è di quelli col filamento. Per cui comunque io pian piano, adesso lo ricompro. Comunque pian piano proverò con un cotton fioc a pulirlo e lo rimetto. Dopodiché, quindi il flusso d'aria passa qua in mezzo, questo qui misura il flusso d'aria, mass airflow. Qua comunque anche la griglia è leggera, non si vede, ma diciamo è leggermente sporca, per cui poi una pulitina anche alla griglia. Quindi questo è il famoso debimetro. Ora gli do una pulitina. Ho pulito la retina qua dentro, che era in realtà molto più sporca di quello che sembrava, proprio con un sottilissimo velo di, diciamo, di unto e anche qualche rimasuglio. Poi ho pulito anche un po' in generale tutto, ma soprattutto adesso nel debimetro, come potete vedere, se si vede la resistenza o quello che è, si vede che è un po' rossa. Prima era tutto nero, coperto un po' di fuliggine, quindi qualcosina diciamo che ho pulito. Poi se ho fatto dei danni ve lo saprò dire. Allora, come ho pulito? Con un cotton fioc, un po' di petrolio e boh, delicatamente, poi ho soffiato anche un po' d'aria piano piano, ma proprio leggerissima, proprio leggerissima. Ok, ora rimontiamo. Naturalmente cambiamo anche il filtro dell'aria, già che siamo qua, anche perché ci voleva probabilmente. Ok, rimontiamo. Questo è un verso, non si può sbagliare, nel senso che ho rimontato tutto, quindi c'è il suo connettore lì dietro. Il filtro, che vabbè, non l'ho detto per toglierlo, ma è abbastanza un classico. Ci sono le quattro clip, quindi due di qua, due di là, e poi andava allentata questa fascetta, chiaramente, ma è proprio un lavoro di 2 minuti.
Allora, ho rimontato il tutto. Ora proviamo a accendere e vedere sto debimetro. Ribadisco che prima la macchina funzionava, diciamo, benissimo. Come si dice, di non toccare ciò che non si rompe, però ero un po' annoiato. Allora, vediamo un po' intanto. Vabbè, le spie normali, direi. Vabbè, partire è partita. Quindi è già buono. Allora, sto provando la macchina, così un pezzettino, proprio giusto per vedere se dà particolari problemi. Non ne dava prima, non ne dà adesso, non vedo così, ora è anche difficile capire eventuali, diciamo, migliorie che ci possono essere state. Comunque l'importante è che vada almeno apparentemente come prima, quindi direi missione compiuta, se non altro smontaggio e rimontaggio. Vi terrò informati.